anche per la solidarietà, su quanto è accaduto non ho nulla da aggiungere, davvero mi colpisce che un gesto del genere in un'aula come questa avvenga nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'omicidio di Marco Biagi. Anche io voglio unirmi a quello che il presidente Casini ha detto con un grande messaggio di vicinanza, di solidarietà per la famiglia di Marco Biagi, un servitore delle istituzioni, un servitore dello Stato che ha pagato con la vita la sua disponibilità verso le istituzioni. Detto questo, io sarò parecchio breve, Presidente, non ho moltissime cose da dire in replica, anche insomma se ho trovato un dibattito sicuramente ricco di spunti, soprattutto ricco di molti elementi di condivisione anche trasversali in quest'Aula, sono per me molto importanti chiaramente. Più è ampio, diciamo, il consenso che si può rappresentare sui grandi temi di politica internazionale, più l'Italia può presentarsi forte nei consessi nei quali opera. Darò solamente qualche breve risposta su alcune cose che ho sentito che invece non condivido, partendo dall'intervento del collega Sensi, Filippo Sensi. Guardi, collega Sensi, io non ho condiviso alcune cose che lei ha detto, in particolare sul tema della compattezza della maggioranza. Credo che non ci sia nulla oltre alla linea politica che un governo vota in aula e rappresenta all'estero senza tentennamenti che dimostra compattezza di una maggioranza. E credo che senza timore di smentita, e lo dico ringraziando le forze di maggioranza, senza timore di smentita, questo governo in questo anno e mezzo abbia sempre potuto rappresentare la stessa posizione con estrema forza, con estrema determinazione, come tutti a livello internazionale ci riconoscono e dispiace che spesso invece non venga riconosciuto a livello nazionale. Mi pare piuttosto che, diciamo, qualche tentennamento, mi consenta, ci sia dalle parti delle opposizioni e guardi. Non faccio riferimento alla posizione del Movimento 5 Stelle. Per una volta voglio fare riferimento alla posizione del Partito Democratico, perché è il suo partito che nell'ultima occasione si è astenuto quando si è trattato di votare sull'invio delle armi all'Ucraina. E allora non si può avere due facce. E mi consenta, collega, non vale neanche dal mio punto di vista l'argomentazione, vabbè, ma noi siamo all'opposizione, ci possiamo permettere di essere così un po' naif. Per carità, certo che non si hanno le stesse responsabilità di chi è al governo, però io mi ricordo quando ero all'opposizione e penso che lo ricordi anche lei. Penso che lei ricordi che Fratelli d'Italia ha tenuto dall'opposizione esattamente la stessa posizione che ha oggi che è al governo, perché ci sono temi sui quali non si fa la campagna elettorale, per come la vedo io. Ci sono temi che riguardano la dignità di una nazione. Che secondo me valgono, diciamo, un altro atteggiamento. Quindi io che posso rivendicare un tempo nel quale lei ricorderà che c'era una maggioranza molto variegata al governo di questa nazione, penso che, diciamo, se siamo onesti, ricorderemo che in un'occasione si era presentata da parte della maggioranza che allora sosteneva il presidente Draghi una risoluzione che io definii nell'aula della Camera il manuale Cencelli della politica internazionale, nel senso che si tentava di trovare una sintesi molto complessa e alla fine il documento chiaramente era, diciamo, portava con sé una posizione poco chiara. Noi presentammo dall'opposizione una risoluzione con una posizione chiara, tanto chiara che alcune forze dell'allora maggioranza si astennero per consentire probabilmente al presidente Draghi di andare al Consiglio europeo con una posizione più chiara. Io l'ho sempre vista così. E dunque penso che il problema da chiarire su quale vogliamo che sia la posizione italiana in tema di Ucraina ad oggi stia più nell'opposizione che nella maggioranza. Poi sugli Eurobond, sempre collega Sensi, per difesa e non soltanto, il governo è d'accordo, lei sa, lo ha già espresso questa posizione il ministro Tajani, e quando nella mia relazione parlavo di soluzioni innovative mi riferivo esattamente di strumenti innovativi, mi riferivo esattamente a questo, così come sono d'accordo sul tema delle sanzioni sulla Bielorussia. C'è, come lei avrà visto, un specifico paragrafo nella risoluzione di maggioranza, è molto chiaro anche su questo, spero che vorrete sostenerla. Sulla vicenda del rapporto con Orban, anche qui mi consenta di dire che
diciamo io non sono d'accordo, perché vede, trattare come paria alcuni paesi dell'Unione Europea indebolisce l'Europa, non la rafforza. È esattamente quello che abbiamo visto e io trovo che particolarmente in questo contesto, dividere l'Europa e indebolirla per ragioni meramente politiche, ma politiche di partito, sia irresponsabile. E sa perché purtroppo dico che sono ragioni politiche? Perché lei giustamente ha fatto riferimento, cioè giustamente dal suo punto di vista, ha fatto riferimento all'Ungheria. Qualche mese fa, collega Sensi, lei avrebbe fatto riferimento all'Ungheria e alla Polonia, come le famose nazioni di serie B. Solo che adesso la Polonia ha cambiato governo, in Polonia non c'è più un governo conservatore e la Polonia da paese di serie B è diventata un paese di serie A. Il collega Scalfarotto lo dice anche meglio, perché il collega Scalfarotto ci dice proprio adesso Francia, Germania, Spagna e Polonia da una parte e Ungheria dall'altra. Fino a qualche settimana fa anche la Polonia, non gridate perché tanto non vi sento, poi mi risponderete nelle dichiarazioni di voto. Fino a qualche settimana fa, fino a Senatore Scalfarotto, la prego. Ragazzi, voi mi Grazie. rispondete nelle Grazie. dichiarazioni di voto, sto dicendo una cosa che è vera. Prima erano Ungheria e Polonia, adesso è diventata l'Ungheria da sola perché la Polonia ha cambiato governo. Che vuol dire? Significa banalmente che voi ritenete che vadano isolate le nazioni che non hanno un governo che considerate compatibile con le vostre idee. Secondo me, particolarmente nell'attuale contesto, è una lettura di politica estera francamente sbagliata e quindi io opero diversamente ed è la ragione per la quale dialogo con tutti, anche con tantissimi leader dei quali non condivido la linea politica, certo, ma quando devo fare gli interessi della mia nazione, e beh, cerco di capire qual è l'interesse dell'interlocutore che ho di fronte, perché per carità, ho i miei interessi di partito, sono fiera del mio partito, ma niente per me viene prima degli interessi che devo fare per la nazione nel suo complesso. Questa è una differenza fondamentale. E lo dico anche per rispondere al collega Scalfarotto, diceva una cosa abbastanza simile, voglio usare il suo esempio, collega Scalfarotto, no? Perché lei faceva l'esempio, sempre Polonia di qua, Ungheria di là, e faceva l'esempio della riunione di condominio, no? Allora lei dice, no, se c'è la riunione di condominio ci sono dei condomini che hanno maggiori millesimi e poi c'è questo condomino chiazzoso, mi pare che lei l'ha definito. Ora, fermo restando che, Grazie. ripeto, insomma, condomino chiassoso, io diciamo lo definirei in questo caso un condomino antipatico. Mettiamo che c'è questo condomino che le è antipatico, mettiamo che lei isola il condomino antipatico, molto bene. Però le auguro che un giorno non le serva di dover ristrutturare tutto il condominio con i millesimi che ha anche il condomino antipatico, perché altrimenti temo che sarà tutto il condominio a pagare e non il condomino antipatico. È esattamente questo il problema. Il problema è esattamente questo, è quando arrivano le decisioni importanti, chi le paga? Chi paga per l'isolamento di alcuni per ragioni politiche? Io la vedo così, penso che oggi l'Europa abbia ben altri problemi, ben altri problemi. E che deve riuscire a essere compatta particolarmente in una fase come questa. E penso di averlo dimostrato, collega Scalfarotto, perché se non fosse stato, diciamolo, grazie a un importante impegno italiano, se non fosse stato Senatore grazie a una Scalfarotto, la richiamo capacità all'ordine, di per forza. dialogo italiana, collega Scalfarotto, se non fosse stato grazie a quella apertura, a quella capacità di dialogo italiana, lei oggi non avrebbe la possibilità di continuare a sostenere l'Ucraina per i prossimi 4 anni. Quindi sono i risultati a casa mia che contano e quei risultati l'ha portati a casa la capacità di dialogo, non il gioco a prendiamo il caffè con i nostri amici più importanti. Detto questo, ringrazio il collega Preosto per aver ribadito la compattezza della maggioranza, torno su quello che si diceva prima. Collega Franceschelli, condivido le sue parole sugli agricoltori, confido che diciamo, ci darete una mano per le parole che lei ha espresso nel dar loro le risposte che sono necessarie, a partire dal tema della sburocratizzazione anche a livello nazionale e regionale, che è un tema che condivido, che raccolgo, e però anche qui insomma, mi si consenta, dobbiamo anche dirci le cose come stanno, dobbiamo anche dirci che una discreta parte dei problemi che oggi gli agricoltori hanno dipende anche dalle, diciamo così, dalle politiche, dalle scelte ideologiche, in alcuni casi folli, che particolarmente la sinistra ha imposto in questi anni in Italia e in Europa. Guardi, ricordo ai colleghi
particolarmente del PD, che nel 2021 il PD presentò una mozione, Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, eccetera, per impegnare l'allora governo a individuare una roadmap di uscita entro un tempo determinato dai sussidi ambientalmente dannosi che ne prevedano la loro rimodulazione e o eliminazione a partire dalla prima iniziativa normativa utile. Fu una cosa sventata dal centrodestra, l'obiettivo era togliere i sussidi al gasolio agricolo. Al tempo non ci si riuscì, questo governo ha prorogato i sussidi sul gasolio agricolo, che sono esattamente quello che la gran parte degli agricoltori sta contestando in tutta Europa. La giustificazione era sempre il Green Deal, ma la transizione ecologica, come abbiamo detto tante volte, deve poter correre di pari passo con la sostenibilità economica e ambientale, altrimenti rischiamo di andare dritti verso la deindustrializzazione. Collega, bevi l'acqua. Iniziative concrete sul tema della pace. Guardi, io, come ho detto, penso che, per esempio, le garanzie di sicurezza che noi abbiamo firmato e che voi avete contestato siano un impegno concreto in termini di costruzione della pace. Dopodiché io, insomma, questo dibattito ormai lo facciamo da diverso tempo, no? Perché quando si parla di pace mi si deve dire anche quali siano le condizioni. Sono mesi che io chiedo al Movimento 5 Stelle di dirmi quali siano le condizioni che ritiene debbano essere accettabili dal vostro punto di vista. Cioè, voi ritenete, quando oggi dice può negoziare una pace e non una resa, e poi torno un attimo su questo punto, cioè si ritiene ad esempio che la cessione dei territori attualmente occupati in assenza di un ritiro delle truppe russe sia un tema, cioè possiamo scendere tranquillamente nel concreto. Il problema è che queste proposte, che io voglio dire ascolto volentieri, ad oggi non sono arrivate, perché io la cosa, diciamo, più concreta che ho sentito dire al leader del suo partito è che se Zelensky vuole aiutare il suo popolo si deve mettere gli abiti civili. Cioè, in pratica, se vuoi la pace mettiti la cravatta, il che mi chiarisce svariate cose, perché probabilmente Presidente Conte riteneva al tempo che a governare l'Italia ci sarebbe stata la sua pochette e abbiamo visto i risultati. Però penso che la politica estera sia una cosa più seria, e penso che sia francamente molto pesante dire a qualcuno. Penso che sia molto pesante dire a qualcuno che vede i suoi cittadini morire ogni giorno come si deve vestire. E vi ho detto quello che penso sulla materia. Dopodiché, però, non sono d'accordo sul fatto di dire che la strategia ha fallito. Mi ricordo che dopo ci sono le dichiarazioni di voto, parleranno tutti i rappresentanti di tutti i partiti dopo la Presidente del Consiglio, quindi se qualcosa non mi convince lasciate al tempo delle vostre dichiarazioni di riparlare. Dopodiché non sono d'accordo sul fatto che la strategia abbia fallito, cioè questa strategia che è stata portata avanti. Dipende che cosa si intende, certo. Se si puntava all'invasione dell'Ucraina, la strategia ha fallito. E questa è la proposta che state facendo? Perché se non è questa la proposta che state facendo, colleghi, mi corre l'obbligo di ricordare che quando Putin è entrato in Ucraina, prevedeva una guerra lampo che sarebbe durata pochi giorni, che avrebbe portato le truppe russe fino a Kiev, mentre oggi noi siamo, dopo due anni, in una situazione nella quale l'ipotesi di un'invasione totale dell'Ucraina non è minimamente, su nessun radar, minimamente presa in considerazione. L'ipotesi che le truppe ucraine non arrivino a Kiev, non è sul tappeto, e l'Ucraina ha recuperato una serie di territori che erano stati occupati. Questo, secondo me, non è un fallimento. Certo, se poi l'obiettivo era dire, come in buona sostanza si sostiene da tempo, signori, l'Ucraina è in inferiorità numerica, quindi si deve arrendere. Si deve arrendere perché la Russia è più forte. È esattamente il principio che contesto, e non lo contesto solo per un fatto ideale, lo contesto anche per un fatto di interesse, perché se noi vogliamo disegnare un mondo nel quale chi è più forte militarmente invade il suo vicino si deve arrendere perché è militarmente inferiore, vi comunico che potrebbe non convenirci nell'attuale contesto. Quindi non mi convincerete mai che questa sia la soluzione. Dopodiché,
lo dice, e in qualche maniera lo dice anche lei nell'intervento, perché quando dice oggi è in condizione di negoziare una pace e non una resa, se io devo tenere buone le parole che lei prende in considerazione è perché qualcuno ha dato una mano all'Ucraina ad arrivare fin qui, perché se avessimo fatto quello che voi proponevate già diversi mesi fa, l'Ucraina si sarebbe banalmente arresa e sarebbe finita lì. Dopodiché, sono ovviamente, insomma, sul tema del costo del conflitto, i conflitti hanno sempre enormi difficoltà, però guardi, su questo voglio dire che a maggior ragione perché l'Europa nel suo complesso affronta una situazione estremamente difficile sul piano economico, penso che bisogna essere fieri dei risultati economici che l'Italia sta raccontando e che vengono raccontati da molti osservatori in queste settimane. Vale la pena, insomma, di ricordarne alcuni, no? Record occupazionale, l'aumento del reddito medio delle famiglie, una delle due nazioni di tutti i paesi OCSE nei quali aumenta il reddito reale delle famiglie. Capisco l'imbarazzo, capisco il nervosismo, colleghi. Reddito medio delle famiglie che aumenta. No, Presidente, tanto si sente poco. Vabbè, lei lo sente poco, ma io lo sento. Dopodiché, per carità, non è che sono una che si spaventa, come si sa, però sono stata in religioso silenzio ad ascoltare i colleghi, insomma, no. E poi non sono numeri che ho inventato, sono numeri di organismi terzi, diciamo così. L'OCSE è un organismo terzo, dice che nel 2023 i salari in Italia sono aumentati da 3 a 5 volte tanto rispetto a quando al governo c'eravate voi, lo spread è ai minimi da 2 anni, siamo il primo paese in Europa nella realizzazione del PNRR, nel 2023 l'Italia è cresciuta più della media europea, addirittura l'Istat dice che è diminuito il rischio di povertà, e questo mi ha colpito, colleghi, perché io ero rimasta quando la povertà l'avevamo abolita, invece se il rischio diminuisce vuol dire che sta ancora in vigore. La povertà è ancora in vigore. E vabbè. Senatore Croatti, non sapevo che fosse un maestro di musica lei, complimenti. Dopodiché, due ultime considerazioni, una sul PNRR e una sul patto di stabilità, sempre alla collega Bevilacqua. PNRR, guardi, sentiamo ripetere questa cosa tutte le volte che veniamo in aula, che grazie alle capacità diplomatiche dell'allora Presidente del Consiglio all'Italia è toccata il più alto ammontare di contributi del PNRR. Temo che non si sia mai letta la direttiva del Next Generation EU, la norma del Next Generation EU, perché la distribuzione delle risorse del Next Generation EU, colleghi, se non lo sapete ve lo dico adesso, non veniva fatta in base a quanto fosse capace il Presidente del Consiglio. La distribuzione delle risorse del Next Generation EU veniva fatta in base a quanto fossero drammatici i parametri economici dei singoli paesi. Quindi la ragione per la quale l'Italia ha avuto l'ammontare più importante non è grazie alle capacità diplomatiche dell'allora governo, ma è grazie al fatto che l'allora governo aveva messo la condizione economica italiana in estrema difficoltà. Anche su questo bisogna fare un po' di storia, perché questa è storia, che vi piaccia oppure no. Un ultimo passaggio lo voglio fare in tema di patto di stabilità, perché anche qui continuo a sentir ripetere una cosa che davvero mi stupisce, no? I vecchi parametri, capisco la difficoltà, colleghi. Allora, anche qui continuo a sentir ripetere una cosa che non è corretta. Continuo a sentir ripetere una cosa che non è corretta, e cioè in materia di patto di stabilità continuo a sentir ripetere che con i vecchi parametri noi avevamo la possibilità di fare il 3% di deficit e adesso con i nuovi parametri ci sarà la possibilità di fare l'1,5% di deficit. Ora, francamente, mi stupisce e mi preoccupa anche che qualcuno che è stato al governo pensi che noi con i vecchi parametri del patto di stabilità potevamo fare il 3% di deficit. Forse per questo adesso ci ritroviamo la situazione di bilancio che stiamo affrontando ogni giorno, signori, perché con i vecchi parametri del patto di stabilità noi non avevamo, come Italia, con il nostro debito, senza entrare nei tecnicismi,
populismi la possibilità di fare il 3% di deficit. No, a noi era consentito un avanzo dello 0,25% al tempo. Quindi con i nuovi parametri a regime, quindi la possibilità anche per noi di fare l'1,5% di deficit, noi abbiamo una maggiore flessibilità dell'1,75% rispetto ai vecchi parametri del patto di stabilità, che in miliardi significa maggiore flessibilità per 35 miliardi. Ora, o si vuole fare demagogia e vabbè, politica, il proprio lavoro, e quindi si dicono delle cose che non sono vere, ma ve lo dico perché spero che non lo crediate davvero quello che andate a raccontare fuori in giro per l'Italia, perché chi conosce un po' la materia si rende conto che purtroppo non si sa di che cosa si sta parlando. Con gli occhiali. Dopodiché, e chiudo, ho finito Presidente La Russa, voglio dire al Presidente Casini che sono d'accordo su quello che ha detto in tema di difesa, su quello che ha detto in tema di rapporto con i paesi mediterranei e anche diciamo sulla lettura rispetto alla vicenda medio orientale, rispetto insomma alla crisi di Gaza. Io, come lei probabilmente ricorderà, ho detto dall'inizio degli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso che quella aggressione così brutale, no, mostrata al mondo con quella disumanità, sembrava costruita quasi per costringere Israele ad una reazione così forte da isolarla nel contesto internazionale. Sono passati mesi e sembra essere esattamente quello che sta accadendo, sia nella regione sia a livello di opinioni pubbliche, anche da noi, in tutto l'Occidente. La ragione per la quale ritengo che oggi chi lavora per una de-escalation, chi lavora per un cessate il fuoco almeno prolungato, chi lavora per dire, come io ho ribadito e ribadisco in ogni contesto, che dobbiamo lavorare concretamente da ora su una soluzione strutturale per il problema palestinese e quindi la soluzione ai due popoli e due stati, lo fa soprattutto e anche nell'interesse di Israele. Questa è la linea che il governo ha portato avanti fin dall'inizio e questa è la linea che anche con, si spera, il vostro sostegno porteremo al prossimo Consiglio europeo. Grazie. Grazie. La ringrazio, Presidente, per essere stata attenta a tutto il dibattito e aver offerto attenzione a tutti gli interventi.